5 morti e 26 feriti. È il bilancio della scia di sangue lasciata dal terrorismo nel 1979 a Torino. Tra gli attentati, quello alla scuola di amministrazione aziendale, ad opera del gruppo di estrema sinistra Prima Linea. A 40 anni da quel pomeriggio, nell'aula consigliare di Palazzo Lascaris, si è svolto il convegno Torino Ferita 11 dicembre 1979, organizzato dalla Porta di Vetro con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, e l'adesione della Fondazione CRT e dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Il Consiglio regionale sta promuovendo una serie di incontri per far conoscere sempre di più gli eventi drammatici e terroristici di quegli anni, e c'è il riconoscimento da parte del Comitato Resistenza e Costituzione, un riconoscimento ulteriore per valorizzare le persone che sono state attive e toccate dal terrorismo degli anni piombo. Azione, reazione, controreazione. Erano queste le parole chiave dei terroristi degli anni 70. Prima Linea, al culmine della sua ascesa, ha scelto di colpire là dove si sarebbero formati i futuri dirigenti di un sistema che loro non riconoscevano. 200 gli ostaggi in 30 minuti di occupazione. 10 di loro, 5 studenti e 5 docenti, furono gambizzati con 2 colpi di mitra. Erano gli anni di piombo e l'Italia sembrava impotente davanti a tanta ferocia. È una tessera di un più ampio mosaico, ma un mosaico di dolore, di dramma, di sangue che ha attraversato il nostro paese a cavallo tra gli anni 60, 70, 80. Quello che è importante è cercare sempre di riconoscere le dinamiche che possono portare a delle violenze incontrollate, come accadde appunto l'11 dicembre del 1979. Il convegno è stato un momento importante di riflessione, che ha visto alternarsi memoria storica e considerazioni sul mutamento del fenomeno del terrorismo. La memoria di tutto questo si è spenta. Da un certo punto di vista è un bene, vuol dire che tutto questo ormai è stato archiviato nella storia e per fortuna in Italia il terrorismo non esiste più in questi termini così brutali e tremendi. Dall'altro lato però la storia, diciamo, quotidiana del terrorismo di quegli anni è stata completamente oubliata, e questo secondo me è un grosso, gigantesco, colossale errore. È una grande colpa di coloro che non hanno provveduto a mantenere questa memoria.